Grazie Presidente, e comincio dalla richiesta di audizione che è stata citata, che sembrerebbe non far parte dell'ordine del giorno di oggi. E viene in mente una riflessione, ovvero noi siamo sempre stati additati come gli inesperti, gli incapaci, gli incompetenti, ma chiedere al Presidente De Vito di convocare in audizione l'ANAC equivale a chiedere in audizione la presenza di Spider-Man o qualcosa di simile, perché effettivamente non è quello il ruolo dell'ANAC e quindi davvero mi stupisco che si possa fare certi tipi di errori, non so come altro definirli. E quindi giustamente, così come oggi non abbiamo qui presente Spider-Man, non abbiamo qui presente Cantone, che però fa il suo lavoro e lo fa bene e si è espresso più volte, con tante circolari, con tante delibere, e abbiamo parlato, mi fa piacere che oggi tutti conoscano la deliberazione numero 1300, perché ne abbiamo parlato, come anticipava anche l'assessore Frongia, più volte, anche in commissione. Ho il verbale della seduta del 7 febbraio, seduta dove era presente l'assessore e dove abbiamo parlato della proposta di nuovo regolamento, e abbiamo ampiamente parlato anche dell'applicazione del codice degli appalti al regolamento. Ora, chiunque vuole può andare a rileggere quel verbale, e c'è chi aveva dei dubbi allora sull'applicazione del codice degli appalti agli impianti sportivi comunali. E venne citata la delibera ANAC numero 32 del gennaio 2016 a dimostrazione a supporto di questa tesi. Io per primo citai la deliberazione numero 1300 del 2016 e da allora finalmente questo aspetto credo sia stato chiarito, e mi sembra appunto che senza dover avere qui presente Cantone possiamo dire con assoluta certezza oggi che agli impianti sportivi comunali il codice degli appalti si applica. Lo stesso vale per l'applicazione del codice degli appalti alle palestre scolastiche. Il Conilazio in ultimo ha richiesto un parere ad agosto, ma nel frattempo io ho chiesto anche il supporto al segretariato, ho chiesto supporto all'avvocatura, perché comunque noi siamo inesperti e incompetenti, ma sappiamo che ci sono degli uffici all'interno delle strutture capitoline che devono aiutare i consiglieri, che certo non possono essere laureati in giurisprudenza, in ingegneria, in economia, non possono essere deontologi. Quindi si appoggiano anche alla competenza delle strutture che fanno parte di questa amministrazione, chiedono dei pareri e sulla base di questi pareri poi scrivono i regolamenti. La politica può decidere ciò che vuole, poi questo è uno degli argomenti che ciclicamente ritorna, ecco, anche per quanto riguarda la delibera Ponte che è stata citata. Effettivamente sembrerebbe di sì, la politica, alcuni vogliono sostenere che la politica può decidere tutto ciò che vuole, la maggioranza può decidere ciò che vuole. In realtà tanti fatti dimostrano che non è così. Parleremo tra poco di Via Como, dove la colpa qual è della politica? C'è stata mancanza di volontà politica a chiudere quel progetto? Non mi sembra. Il problema è stato il cambiamento di progetto, quindi è colpa di chi tra il 2008 e il 2013 è arrivato dopo e ha modificato quel progetto? No, nemmeno, perché è superata anche la conferenza dei servizi su Via Como. Il problema è stato che il segretariato ha avanzato dei dubbi sulla legittimità della procedura scelta e quindi tutto si è fermato. Quindi la politica non può decidere ciò che vuole in barba alle leggi, in barba agli altri dirigenti e alle strutture del comune, anche perché poi chi è che firma le concessioni, chi è che firma i contratti? Non sono i consiglieri comunali. Io non conosco un consigliere comunale che abbia mai firmato un contratto. Sono i dirigenti che devono farlo, e quindi certo che sì, vanno sentiti e va concordato quello che la politica può dire ai dirigenti di fare e quello che non si può dire. Mi vengono in mente le schede Merloni. Nel 2015 la politica chiese di inserirle nella programmazione triennale, ma questo non avvenne mai perché la ragioneria si oppose. Noi, pochi mesi fa, abbiamo concordato con la ragioneria un percorso e oggi finalmente queste schede sono state inserite. Quindi,
non abbiamo fatto niente, qualcuno dice non abbiamo fatto niente, eppure tanti problemi che abbiamo ereditato siamo riusciti a superarli. Vogliamo parlare dei prolungamenti? La politica può decidere ciò che vuole, può decidere di prolungare delle concessioni anche se la legge non lo prevede? No, non mi sembra, perché in effetti questo non è mai stato fatto, tra l'altro. Con la Commissione abbiamo affrontato decine di casi dove qualcuno ha parlato di strategia. Sembra quasi una strategia quella delle precedenti amministrazioni, che da una parte strizzano l'occhio ai concessionari a dire che tranquilli, proroghiamo, e dall'altro lato poi gli strizzano i gioielli di famiglia perché dicono: no, però attenzione, non ve li proroghiamo adesso, lo faremo alla prossima consigliatura queste proroghe. Sembra quasi una strategia. Abbiamo affrontato decine di casi irrisolti, sospesi, che da decenni attendono una soluzione definitiva, che nessuno, io non penso che sia questa la verità, non penso ad una strategia di questo tipo. E il problema è che appunto non sono stati sentiti gli uffici, non si sono studiate le leggi e quindi determinati atti che si pensavano leciti in realtà non lo sono e quindi non si sono mai potuti formalizzare. E qual è il metodo che stiamo seguendo? Appunto il metodo della condivisione, sì, perché molto spesso avete visto il giovedì al termine delle mattine di consiglio ci sono stati incontri del tavolo tecnico sul regolamento che sono avvenuti proprio qui in aula Giulio Cesare. Abbiamo ascoltato sulla delibera Ponte il segretariato, ho avuto due incontri col segretariato e mi ha spiegato per quali motivo questa delibera Ponte non può essere accolta, e abbiamo lavorato appunto per inserirli nella norma transitoria. Proprio poco prima di iniziare il Consiglio ci siamo riuniti io, l'assessore Frongia e il direttore Pacello per parlare di questo nuovo regolamento e anche naturalmente della norma transitoria, che ahimè è l'elemento più critico, quello che ci desta maggiori preoccupazioni di tutto il regolamento, ed è un'eredità che raccogliamo grazie a chi ci ha preceduto. Quindi le maggiori difficoltà che oggi soffre questa amministrazione derivano da errori che nessuno in passato ha avuto il coraggio o la capacità di affrontare e risolvere in maniera corretta. Quindi questo è quello che molto faticosamente e grazie all'aiuto e al supporto di tutte le strutture dell'amministrazione noi stiamo tentando di fare. Proprio stamattina il direttore Pacello, che è qui, che ringrazio per il supporto che in questi mesi ha dato al Consiglio e all'assessorato, ci ha consegnato la proposta di regolamento che depositeremo e finalmente consegneremo alla città un nuovo strumento che darà la possibilità a chi desidera investire di poterlo fare correttamente. Faccio un altro esempio, il Stadio Paolo Rosi, penso che lo conoscano tutti o quasi, la FID è dal 2013 che dice: ehi, Comune di Roma, ho 200-300 mila euro da regalarti, da investire nella palestra, nella pista di atletica, li vuoi o non li vuoi? Fino ad oggi non abbiamo potuto dire sì, li voglio, perché non avevamo uno strumento per poterli accogliere. Ecco, grazie al nuovo regolamento sarà possibile anche accogliere questo tipo di investimenti che provengono dai privati. Perché? Perché purtroppo non possiamo permetterci di mettere in bilancio 200-300 milioni di euro che sarebbero necessari per risistemare l'impiantistica sportiva comunale. E quindi ringraziamo tutti gli investitori privati che hanno attenzione e interesse all'impiantistica sportiva comunale e che metteranno le loro risorse a disposizione di impianti pubblici che offriranno finalmente, una volta rimessi a posto, servizi sportivi alla nostra città. Quindi ringrazio chi ha avuto la pazienza in questi mesi di esserci vicino, di aiutarci. Ringrazio in particolare chi non è politicamente vicino a questa amministrazione, perché devo dire che ai nostri tavoli di lavoro hanno partecipato tutti, anche persone che non hanno votato questa amministrazione, che probabilmente mai lo faranno in futuro, ma per amore della città credono nella partecipazione vera che per la prima volta nella storia di questo comune questa amministrazione sta offrendo. Partecipano, ci aiutano e anche grazie a loro i regolamenti che approveremo
certamente ci permetteranno di sbloccare una situazione ferma non da un anno e mezzo, non da 5 anni, ma da più di un decennio, secondo me. Grazie.